Benvenuti e benvenuti in questo nuovo weekly vlog. Apro questo weekly dandovi subito una mega notizia, ossia che il 1° settembre sarò da Sephora in corso Vittorio Emanuele per Benefit, un evento back to school, a tema proprio back to school, e mi trovate lì dalle 5 alle 20. Quindi se volete passare a salutarmi, ad abbracciarmi e a parlare di sopracciglia, mi trovate lì. So che vi ho avvisato un po' in ritardo, però purtroppo ho avuto un sacco di cose da fare e spero comunque che in questi pochi giorni riusciate a organizzarvi per passare da Sephora a trovarmi. Comunque vi scrivo tutte le info qua sotto nell'info box. Che cosa succederà più o meno? Allora, a quanto ho capito ci sarà un cappello da mago al centro del negozio e potrete avere una seduta flash di sopracciglia, una spiegazione su come utilizzare i prodotti. E quindi niente, poi dopo possiamo scattarci delle foto, parlare tutti quanti. Niente, io vi aspetto, sarò lì. Detto questo, sto aspettando che arrivano Lalu e Roby, che oggi sono andati, oddio, a farsi un giro, poi dopo passa uno di qua perché, come vi ho detto nello scorso weekly, passeranno qui da noi la notte perché domani, essendo il mio compleanno, Lalu mi aiuta a gestire tutto quanto, a sistemare, a preparare. E intanto Roby va a giocare a softair, va a provare a giocare a softair con Andrea, visto che Andrea da domani in ferie. Io in questo momento stavo ascoltando una canzone che si chiama Wait, degli M83, AM83, non so se li conoscete. L'avevo già sentita, infatti non mi ricordavo in quale film, mi sono spostata di qua che c'è più luce. Non sto seduta. Poi sono andata a guardarmi un po' di video su YouTube e ho scoperto che era una delle canzoni che hanno usato in Colpa delle Stelle. E infatti mi piacciono un sacco tutte le canzoni che hanno fatto loro. Sono rilassanti, cariche e deprimenti. Non so se mi avete capito. Sono le classiche colonne sonore della vita, che magari quando le senti pensi a tutta la tua vita o almeno a me capita che quando ci sono delle canzoni che mi ispirano penso proprio a un film. Cioè non a un film già ideato, un film mio, cioè tipo mi faccio i film in testa e penso proprio ai vari effetti che metterei in questo film che farei per quel tipo di canzone che sto ascoltando. Quindi è proprio una cosa che ho sempre fatto fin da bambina. Infatti sentivo le canzoni, mi immaginavo le scenette nella mia testa. O da piccolina mi ricordo che mi immaginavo un sacco i balletti. Sentivo le canzoni e immaginavo di ballarla o dei ballerini che ballavano quella canzone in determinati passi. Ed è una cosa che ho sempre fatto. Infatti non so se è una malattia, tipo una malattia seria, perché è abbastanza assurdo che una persona pensa a qualcosa, tipo a un film creato in testa, si crea un film appena sente una canzone, però vabbè, mi sa che è una cosa invece comune. Fatemi sapere se anche voi avete questi film in testa. Domani, che è il mio compleanno, spero almeno che esca un filo di sole, cioè proprio una luce carina che entra da questa triste finestra. In tutto ciò, guardate tutte le lavatrici che ho fatto, ho steso qua fuori. Avevo l'idea domani di mettere su tutto il balcone tutti i lumini, tipo, boh, non so, devo trovare un modo per agganciarli senza che cascano giù e che si spengano magari col vento, di metterli qua sopra, tutte le candeline. Oh mio Dio, i 21 Pilots, quanto li amo. Sì, della serie Gloria devi fare un video sui cantanti in fissa del periodo. Cioè, ma stai scherzando? No. Ciao, siamo in pizzeria, spiega come funziona. C'è il numerino verde, lui arriva, passa, lo vede verde, si ferma. Quindi, Quando vuoi smettere di mangiare, fai tan! Rosso. wow! No, no, E non si ferma verde, più. verde, che noi abbiamo fame. Ma non abbiamo ancora ultimato. Guardate, allora ragazze, qua prima era il Royal, qui c'era la zona discoteca, qua è tipo sempre musica, là in fondo zona fumatori. E io qui dentro ci sono cresciuta, mi faccio schifo essere qua dentro perché mi ero ripromessa di non entrare più perché avevano violato la mia infanzia rinnovando questo posto in una pizzeria. Sono molto triste. Vabbè, siamo qua con la Lu che non si riprenderà. Ciao Lu, ciao Gloria! Che però nel video che è isterica. Buongiorno e sono diventata un ospedino di Tomino. No, ciao! Qua c'è la Lu. Da rapper, Ciao, spedino di fatemi Tomino. gli auguri. Tu ti vuoi far riprendere? Sì, per me non Dai, c'è problema. tanto non c'è problema perché sei già finito nei miei weekly. Ciao Roby! Rap, ciao! Stiamo facendo la grigliata perché non abbiamo mangiate, quindi sono tipo le 3. Che sono? Tardi, eh? Tardi. È tardissimo perché tipo alle 8 arriveranno tutti, 8 e mezza. Madonna. E quindi dobbiamo preparare un sacco di cose, tipo pasta fredda, pizza, Pizza il fredda, bosco, bosco freddo, la natura, la natura, fredda.
La morte. Fredda. La disperazione. Fredda. Meno male che ci sono loro che ci aiutano, perché sennò tipo ero in crisi in un angolino a dondolarmi su. In pratica questo qui. E niente, adesso Andrea sta grigliando, poi mangiamo e io mi faccio la doccia, mi lavo i capelli, mi vesto e prepariamo tutto. Anch'io. Sì. Intanto è pronto il mio pesce, il nostro pesce, il vostro pesce. Il loro pesce. Il loro pesce. Però Gloria devi dire qualcosa. Ciao a tutti. Gloria le sue ossessioni, tipo real time. Guardate questo. Guardate la vastità della sabbietta. Gloria, sei pazza. Gloria pulisce il giorno del suo compleanno e pulisce, cioè ditemi voi. Sì, no, però fai vedere cosa avete creato. Cioè fai da cicerone. Cosa abbiamo creato? Un po' di casino nel truccarci? No, no, il mangiare. Guardate buone. Che bella che è, come si è truccata bella. Oddio, ma si è aperto un tramezzino. Perché? Come si apre? Sì, si è aperto un tramezzino. Ma l'hai detto tramezzino? È chiuso. Allora, questi sono i tramezzini nel cotto. Brava, questi al salame. Questi sono patatine. Gloria è una VIP, quindi non deve essere stressata oggi. Queste poi sono patatine e uova, che non zoomma, ok. Uova con prosciutto cotto e tonno. Dimmi. No, no, è presente i compleanni? Americani, quelle dei film, no? Tipo My Sweet Sixteen. Minchia. Lo guardavi? Sì, ma che pazze che erano. Mega ville tutte. Dicevo, mamma, sei pazza. Vado a cambiare il solito. Ciao Anna. Guardate. Andiamo, questa magari. Presa della corrente. È una presa. Questo infisso. Guardate come entra. È un infissadito. Allora, dobbiamo spiegare una cosa. Stasera si farà filmare. No, minchia, tutta la sera. Guarda la cosa. È il caso che, visto che arriva gente, togliamo questo con le mosche. Questo non è mica quello che la pignata. La pignata. Oggi abbiamo fatto tutto il ritorno durante la spesa a fare frasi sconclusionate, perché la Lu praticamente prende il profilo di Roby e scrive cose strane, tipo senza senso. No, un senso ce l'hanno. Sì, no, hanno un senso profondo, non per tutti. Sono cose molto importanti per persone importanti. Ci vuole un cervello limitato. Esatto. Tipo, non ha senso scendere le scale se non puoi salire senza piedi. Cioè, capito? In effetti è un umorismo sottile come un baobab. Ciao Lu. Oh mio Dio. Cioè, ragazzi, abbiamo la Lu nel mio video. Cioè, allora, la Lu è una guest. Lei è... Ma ancora? Cosa? Ah, tu non lo sapevi? Dai, di qualcosa, tanto poi l'Italia, se vedi puoi dire quello che vuoi. Baci stellari a tutti. Allora, presentiamo questa tavola imbandita che è già... Insomma, c'è ancora da finire. Questi soprattutto sono una gioga. Che ricordatevi, un vassoio a metà. Ma perché? È come una vita senza sottolati. Non mangiare i formaggini nei vassoi. Mangia ciò che... Mangia i vassoi. Mangia ciò che... Ciao Giadi! Ci stiamo divertendo tutti. È una festa di merda. Tipo, guardalo. Dai, Roby, però è divertente questa festa. Mangia un po' di carne. Sa di carne. Guarda che veramente sa di carne. Non insultare i miei pistelle. Prendilo. Vedete? Questo è proprio un effetto di post-montaggio. Montaggio 3D. C'è Stella. Ciao. Cos'è? No. Vieni qua. Grazie, patatina. Aiuto. Cosa faccio? Io faccio tipo Scary Movie che riprende il cane. Non se ne raccorda. Rivediamolo. Oh mio Dio. Oh mio Dio, che figo. Adesso vediamo Gloria d'Urso. Allora, mi insegno a fare il ponte. Prima prendo il telefono. In questa maniera.
Gloria d'Urso. Fa male veramente. Che cosa? Scusa. La schiena. Oh mio Dio, c'ho un mal di pancia. Gli addominali. Oh, è malissimo. Si squat. Buongiorno. Uè. Vabbè, la mamma tanto ci sta seguendo che è dietro. E stiamo andando a far colazione. È lunedì mattina, infatti buon lunedì. La festa è andata benissimo. Da qui poi vai a sinistra. Quando c'era sì, lì alla palestra. Alla palestra, svolti a destra. Dove c'è la Pikachu, sì, ho capito, PG. Dove c'è il waypoint. No, se dici PG inizia a tremare tutto e dire dov'è. Perché PG sono ovunque, e Rattata anche. E la festa è andata benissimo, ripeto. Mi sono divertita un bordello. E sono veramente contenta che ci sono state tutte queste persone. Perché io ho invitato tutti e ho detto vabbè, non verrà nessuno. Perché come vi ho detto non sapevo che veniva tutta questa gente. Ed eravamo più o meno una ventina, vero? Cavolo, cioè è veramente bellissimo estate. Infatti ho detto oddio, non ci staranno mai in casa nostra. E invece ci siamo stati tutti. Buon pomeriggio, ci trovate sempre in macchina. Dove stiamo andando? Pulire la macchina e cambiare il vetro così. Esatto. Mi sono cambiata perché sembravo un po' intenuta, tipo oddio. Sembravo intenuta casalinga. Che bello, c'è un cielo azzurrissimo. Domani andiamo in piscina con la Lu. Infatti ho già caricato la GoPro. Che cacchio dici? Ho guardato tutta la settimana, c'è il sole. E domani andiamo appunto in piscina e mi porto la GoPro e anche questa qua, così vi vloggo un po' e vi porto con noi sui tubi. No, i tubi non li faccio più, basta, ci siamo rimaste troppo male. Abbiamo fatto tipo una violenza psicologica mentre li scendevamo. Le abbiamo fatti due volte, ma ci siamo cagate troppo in mano e quindi non li facciamo più, gli scivoli, quelli esterni. Magari quelli interni sì, e sicuramente quelli che fanno così all'aperto, che sono molto belli. Non so la GoPro dove finirà mentre scendo, perché non ho il coso che tipo te lo attacchi qua. Quindi sarà veramente... non riesco. Che cazzo stai dicendo? Sì, sì, vabbè, ci proviamo. Ah, non si può portare, lo sai, nei tubi la GoPro? C'è scritto evitare apparecchi. Oddio, mi sa che non mi posso portare. Beh, io domani porto tutto. Nel caso rimane nell'armadietto. Tanto abbiamo il nostro nuovo lucchetto. C'è l'armadietto. Abbiamo comprato 5 euro di lucchetto. Perché erano gli armadietti quelli liberi, senza lucchetto. Allora, siamo tornati a casa. Sto facendo l'insalatona per domani. E ho messo sul riso le uova da fare sode. Che tra l'altro stavolta mi sa che è meglio contare i minuti, perché ieri sono rimaste 8 minuti forse. E io mi sto preparando la pappa perché sono quasi le 8 e oggi non ho pranzato e ho fame. Andrea invece ha pranzato oggi perché si è finita la carne di ieri e quindi non ha ancora fame, vero? Non c'è più Andrea. Intanto siamo andati a fare la spesa, come vedete, per domani e abbiamo preso quei tre formaggi lì. Perché c'è un formaggio, una tomba, che a me piace tantissimo. Ogni volta che prendo tipo i tris dei formaggi ce n'è uno che mi piace tantissimo e non so mai qual è. Quindi adesso abbiamo preso queste tre e vediamo quale delle tre mi piace. Ovviamente l'immancabile miele, perché io adoro il miele col formaggio tantissimo.